Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa quarta di campionato dal Palahockey di Monleale per l'incontro tra l'SD Monleale Sport Leale e il Milano Quanta. L'incontro inizierà tra qualche minuto, in quanto è iniziato un pelo più tardi il periodo di riscaldamento. Nell'attesa andiamo con la lettura dei nominativi degli atleti delle due squadre. Iniziamo con la squadra ospite, il Milano Quanta, ricordiamo primo in classifica. Abbiamo Mai Mattia, numero 1, portiere. Pignatti Riccardo, numero 31, portiere. Bellini Andrea, numero 25. Rigoni Fabio, numero 66. Battistella Simone, numero 34. Banchero Emanuele, capitano numero 88, Belcastro Brian numero 86, Ferrari Emanuele numero 85, Lettera Alessio numero 59, Ronco Luca numero 95, Ederle Pietro numero 24, Gianni Christopher numero 15. Allena il signor Rigoni Luca e in panchina è presente anche il dirigente il signor Tessari. Vediamo ora agli atleti del SD Monleale Sport Leale. Abbiamo Peruzzi Marco, numero 17, portiere. Grando Nicolò, numero 80. Aluto Filippo, numero 28. Arbasino Marco, numero 67. Cantarutti Lamberto. Piero Benedetto, numero 71. Cris Edoardo, numero 5. Paravelli Alberto, capitano, numero 25. Gambin Riccardo, Lusignani Nicola, Oddone Marco numero 4, Oddone Riccardo numero 87, Pagani Lorenzo, Pagani Mattia numero 66, Remotti Mattia numero 22, Rolandi Davide. In panca il coach Lazzi Tarantola Alessandro. Arbitrano i signori Basso e Lega.
Vediamo il saluto delle squadre. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro. Incontro iniziato. Vediamo il Milano che vince l'ingaggio. Adesso è Arbasino per il Monreale a recuperare disco con Capitan Faravelli che serve il numero 67. Vediamo il Milano che va già al tiro con Capitan Banchero e Perucci che è obbligato a bloccare a terra. Si riparte con un ingaggio. Si riparte con l'ingaggio, Milano sempre in avanti. Vediamo ancora il Milano che va al tiro, Perucci che para. Vediamo che vediamo che c'è cambio nelle linee nel Milano. Adesso il Monreale che si porta in avanti con il numero 11, Lusignani, che viene affrontato da Zagni, numero 15 del Milano. Vediamo un arbitro con un braccio alzato, penalty a favore del Milano e 2 minuti di penalità al numero 25 del Monreale, il capitano Faravelli Alberto. Si riparte con un ingaggio, Milano in power. Vediamo che adesso il Milano sta preparando l'azione di attacco. Arbitro che ferma il gioco e si riparte con un ingaggio. Vediamo un altro ingaggio, all'ingaggio Rigoni del Milano, Fabio numero 66, adesso è Capitan Banchero a portarsi in attacco,
Peruzzi che para e quindi si riparte con un ingaggio nuovamente. Nuovamente Rigoni, numero 66 del Milano, che vince l'ingaggio. Capitan Banchero che cerca l'assist per il numero 59, Lettera Alessio del Milano, però Donne Marco, numero 4 del Monreale, riesce a rubare il disco e di nuovo Lettera a portarsi in avanti. Vediamo Monreale che cerca di stringere un po' il raggio d'azione del tiro degli atleti del Milano. Adesso Rigoni, Banchero, abbiamo Belcastro che va due volte al tiro ma Peruzzi blocca. Mancano 46 secondi al termine del power per il Milano. Vediamo Monreale che cerca di resistere all'attacco degli atleti del Milano. Passaggio un po' impreciso per Lettera, adesso Rigoni da metà campo, non va al tiro. Riesce il numero 66 Pagani Mattia del Monreale a lanciare distante il disco, ma è il numero 66 del Monreale, Rigoni a recuperare a centrocampo. 15 secondi al termine del power per Milano, scambio di tiri, vediamo Banchero che si avvicina sempre di più, disco che carambola fuori ma viene tenuto in campo, 4 contro 4, è rientrato Faravelli, tiro insidioso che però Peruzzi fa scivolare sul proprio bastone, disco che rimbalza stranamente davanti all'area e carambola in porta, quindi Milano che si porta in vantaggio con un gol rocambolesco. Rete del numero 85 Ferrari Emanuele del Milano che segna la prima rete, possiamo dire un po' fortunosamente, ma è una rete come le altre. Si riparte, di nuovo Milano in attacco con Zagni, ex del Monreale, col numero 95 Ronco Luca, adesso il Monreale a riportarsi in avanti col numero 65 Pagani Lorenzo. Vediamo Milano sporca in avanti, Zagni che centra lo specchio della porta ma Peruzzi para, ancora Zagni adesso a passare indietro per Rigoni, in porta per il Milano abbiamo Pignatti Riccardo, mentre per il Monreale abbiamo Peruzzi Marco. Disco che carambola fuori sopra la panca del Milano e quindi si ripartirà con un ingaggio. Si riparte adesso con il Milano che si porta subito in avanti con il numero 86 Belcastro, però il Monreale a fermare l'avanzata. Vediamo Arbasino numero 67 che cerca di recuperare disco, il Monreale va al tiro però Peruzzi si fa trovare pronto. Vediamo che Faravelli riesce a deviare il disco che però resta sul bastone degli attaccanti del Milano. Vediamo Arbasino che cerca di andare a disturbare l'attacco del Milano. Vediamo che non riesce l'incrocio tra Lettera e
Capitan Banchero, Celotti in balaustra, vediamo che però il Milano riesce sempre a tenere disco. Valtiro col numero 24, Ederle Pietro, riesce a trattenere Peruzzi ma gli scivola il disco dal guanto e Milano che va sul 2-0. Minuti e 28 al termine del primo periodo, Milano in vantaggio per 2-0. Time out Monleale e vediamo coach Lazio Tarantola che sta caricando i propri atleti. Terminato il time out e si riparte con un ingaggio da centrocampo dopo la seconda rete del Milano. Vediamo ancora l'ingaggio numero 66 Rigoni per il Milano. Milano che riparte da dietro porta del proprio gol lì, Pignati, Riccardo. Milano che si porta subito nella metà campo del Monleale. Vediamo che Monleale fatica a contenere l'eguenza del Milano. Adesso è a Lucio Filippo, numero 28. Va al tiro, doppio tiro. E Monleale che riesce ad andare a rete e segna la rete del 2-1. Rete di vediamo gli arbitri se segnano la rete. Attendiamo la decisione degli arbitri. Vediamo alcuni giocatori del Milano che vanno a lamentarsi con l'arbitro per la rete. No gol, gol annullato per il Monleale. Naturalmente il Monleale non la pensa così, però rete annullata dopo un po' di pressioni da parte della panca del Monleale. Penso che Milano non avesse proprio avuto la necessità di avere una rete in più in meno. Comunque, speriamo che questo fatto metta più voglia ai giocatori del Monleale e più cattiveria di gioco. Vediamo Pagani che sale sulla destra, va al tiro. Disco che vola per aria, viene ancora fermato dagli atleti del Milano. Vediamo Pagani che lancia ancora Donemarco, portiere che non trattiene. Vediamo adesso Rigoni che riparte da dietro porta. E segna ancora il numero 85 Ferrari Emanuele
Quindi Milano che va sul 3-0, sarebbe stato un 3-1, ma siamo sul 3-0. Si riparte con un ingaggio da metà campo. Naturalmente i ragazzi del Monreale un po' demoralizzati dopo l'annullamento di una rete. Vediamo Arbasino che riesce ad andare a portare via il disco a Zagni. Lotta dietro porta tra il numero 25 del Monreale e il numero 95 del Milano, Ronco Luca, porta spostata, si riparte con un ingaggio dalla tre quarti di campo del Monreale. Vediamo il Milano che continua a pressare. E anche il Monreale comunque continua a cercare di portarsi in avanti. Vediamo che riesce la difesa del Monreale a bloccare l'avanzata del Milano. Vediamo Odone Riccardo che cerca di lanciare Capitan Faravelli, però è il 25 del Milano che si porta in avanti. Di nuovo lotta in area e viene fuori col disco sulla paletta Odone Riccardo che va via Zagni. Vediamo Faravelli dietro porta che perde stecca. Vediamo che è ancora Zagni che cerca di andare in avanti. Là. Si riparte con un ingaggio, ancora il Milano in avanti. Vediamo che il Monreale cerca di chiudere tutte le azioni d'attacco. Vediamo Crisci a lutto, però Capitan Banchero porta via il disco ad lutto e riparte con una nuova azione. Vediamo grazie al Monreale che lottano come non mai, gli brucia troppo la rete annullata 2 minuti fa. Vediamo adesso che il Milano riparte con l'86, Belcastro, da dietro porta il proprio gol lì, Pignatti. Adesso Rigoni che si porta in avanti, cerca l'assist ma non lo trova per un altro attaccante del Monreale. Tiro al volo, bell'assist di Aluto Filippo, però Crisci non riesce ad agganciare per tempo. Vediamo Donne Marco che va a chiudere l'azione di attacco del Milano, però il Milano riesce a bloccare invece l'azione di attacco del Monreale. Monreale che stava già gustando una rete, ma purtroppo gli arbitri non l'hanno segnata, hanno detto che non era valida. Di nuovo Milano che viene lasciato avanzare davanti a porta e segna la rete del 4-0 a 8 minuti e 25 dal termine del primo periodo.
vediamo nuovamente il Monreale che cerca di andare a portarsi in avanti con il numero 12, Gambin Riccardo, ci prova, però viene intercettato il disco da Lettera, numero 25 del Milano, adesso capitano Paravelli, numero 25 del Monreale, ad andare ad affrontare l'avanzata. Vediamo Lettera che cambia con Bellini, adesso è Paravelli che cerca di portarsi in avanti, numero 11 del Monreale che è Lusignani, serve ancora per Gambin a metà campo, vediamo Paravelli dietro porta, non viene ravvisato il fallo su uno sgambetto, Paravelli dietro porta, la panca del Monreale chiama il fallo ma l'arbitro non ravvisa il fallo, disco che carambola fuori, sei minuti 57 al termine del primo tempo, risultato sul 4-0. Vediamo che non aggancia il Milano, però disco carambola fuori e quindi si riparte con un ingaggio. Si riparte con un nuovo ingaggio. Vediamo Rigoni all'ingaggio, il Monreale che riesce a recuperare disco, però Remotti lo perde ai danni di un difensore del Milano, riparte Milano, Milano che riparte e col numero 55, col numero 95 del Milano, Ronco Luca che cerca di servire Zagni, però non riesce l'assist, e vediamo Oddone Riccardo a metà campo che ruba disco, passa al fratello Oddone Marco che cerca il tiro dalla distanza, vediamo Oddone Riccardo che si porta sotto, bella azione, bel tiro, parata del gol del Milano Pignatti. Vediamo che cambio dei gol nel Monreale, esce Peruzzi ed entra Grando Nicolò nella gabbia del Monreale. Vediamo adesso Monreale che cerca la ripartenza, viene naturalmente pressato Crisci a metà campo, viene pressato dagli attaccanti del Milano, vediamo il disco che resta però sulla paletta della stecca del numero 24 del Milano, Ederle, e Monreale che riesce a respingere il disco nella dietro la porta di Pignatti del Milano, tiro al volo di Remotti su assist di Alutto Filippo, di Crisci, e segna la prima rete per il Monreale. Vediamo Monreale che riesce a segnare la prima rete. Segna Crisci su
assist di Alutto, prima rete per il Monleale. Poteva essere la seconda, ma una era stata annullata. Si riparte con un ingaggio, dopo il Monleale che ha ripreso un po' di confidenza segnando la prima rete a 4 minuti e 32 dal termine. Rete di Crisci e assist di Alutto Filippo, due giovani. Vediamo Monleale che cerca di contrastare l'avanzata del Milano. Adesso è un disco ancora dietro la porta di Grando. Vediamo il disco che rimbalza sul palo di Grando. Adesso è Pagani che cerca di ripartire con calma da dietro porta. Vediamo che abbiamo Lusignani con numero 11 che va al tiro, però è Rigoni che d'esperienza esce da dietro la porta del proprio Gualì. E vediamo il Milano che si riporta in avanti. Vediamo che abbiamo il giovane Gambin che va a lottare con Rigoni, però Rigoni riesce a tenere il disco ripiegando leggermente nella propria metà campo. Vediamo Monleale che riesce a recuperare disco con Pagani, Lorenzo, però nuovamente il Monleale a riprendere disco. Adesso vediamo che il numero 24 del Milano, scusate ma il gioco è talmente veloce che non riusciamo, il numero 25 del Milano, Bellini Andrea, che incrocia con Zagni. Vediamo se Zagni va al tiro, gira dietro la porta di Grando, perde il disco, adesso Odone Riccardo, numero 87. Vediamo Odone Riccardo che si guadagna un power per Monleale. Zagni, due minuti di penalità a Zagni, verranno assegnati quando il Milano riprenderà il disco. Vediamo adesso Crisci, Tekel Pagani, Odone Marco, due minuti al termine del periodo, risultato sul 4-1 per Milano. Monleale che sta tendendo ad andando in power, quindi in campo con 5 uomini di movimento. Vediamo Odone Marco che recupera dietro la gabbia vuota, infatti Grando, portiere che era tra i pali del Monleale, è uscito per lasciare lo spazio a 5 uomini di movimento. Vediamo se il Monleale andrà al tiro, aspetterà di andare a riposo sul 4-1. Vediamo che adesso sta stringendo un po' di più il Monleale, si sta avvicinando un po' di più all'area che comunque è ben difesa. Milano che recupera il disco col numero 24, Ederle, e che quindi inizieranno i due minuti di power per Monleale. È ripartito con un ingaggio, disco che vola fuori e quindi si riparte con un ingaggio, 55 secondi al termine del primo tempo e 1 minuto e 55 al termine del power per Monleale.
vediamo che Monleali riesce a recuperare disco, però è il Milano che tiene il disco con Rigoni, con Banchero, capitano Banchero, è Milano che deve cercare di andare a recuperare disco, ci riesce con Odone Marco, adesso è Faravelli dall'altra parte del campo, 28 secondi al termine del primo tempo e 1 minuto e 23 al termine del power. Monleale che si fa sotto, disco che sfila sul bastone del portiere del Milano, adesso è Pagani che cerca di andare in balaustra a riprendere il disco, ci riesce a Lutto Filippo, Pagani non riesce ad agganciare a Lutto, 2 secondi, termina il primo periodo, Milano 4, Monleale 1. Si riparte dopo l'intervallo.
Tutto pronto per il secondo tempo, squadre in campo, si riparte dal 4-1 del Milano e Monleale in power ancora per 59 secondi. Andiamo all'ingaggio, vediamo Rigoni e Faravelli, Monleale che riesce a recuperare il disco con Pagani e Oddone, Marco. Vediamo adesso Faravelli a centrocampo a fare da regista. Oddone Marco che va al tiro e vediamo Aluto Filippo che prova a ribattere il tiro non trattenuto dal gol del Milano. Adesso è Pagani, non trattiene, riesce Pagani a recuperare su Rigoni, adesso è Faravelli nuovamente a ripartire, 16 secondi al termine del power per Monleale, Pagani che non va al tiro, Oddone Marco che deve recuperare, squadra completo, 4 contro 4, tiro al volo, Faravelli che cerca di andare a rete ma non ci riesce. Vediamo adesso il Milano che riparte con Rigoni dalle retrovie, da dietro porta di Pignatti. Vediamo adesso che è Capitan Banchero che va al tiro a centrocampo e Grando che riesce a parare, riesce a sventare un tiro di Capitan Banchero. Risultato invariato dopo il power per Milano. Vediamo adesso che è il 34 del Milano recuperare dietro la gabbia del proprio gol lì, Battistella, Simone, lascia per Rigoni, per Belcastro, Banchero, adesso Belcastro si porta in attacco, si porta a spasso un po' di giocatori, è di nuovo Battistella a recuperare dietro la porta di Pignatti, però riesce l'attaccante del Milano a recuperare disco. Vediamo ancora adesso che è Rigoni, 66 del Milano, che lancia in avanti Capitan Banchero, che cerca di servire Belcastro, ci riesce, ma il tiro è impreciso. Adesso è Faravelli che va a lottare in balaustra con Belcastro. Due giocatori di esperienza che non si fanno sconti. Adesso riparte con Capitan Banchero il Milano. Adesso abbiamo Ederle che parte a metà campo, viene fermato a metà campo. Adesso però è Lettera, numero 25, no scusate, Bellini, numero 25 del Milano, che cerca la ripartenza. Vediamo i giovani del Monleale che recuperano disco. Vediamo che lottano duramente ma non riescono. Disco, tiro al volo del Milano, disco che carambola sulla rete, poi ritorna sul bastone di Ferrari, Emanuele che va al tiro. Vediamo che Milano attacca a più non posso, però blocca bene Grando a terra e para. Una azione di attacco del Milano. 16 minuti e 22 il termine dell'incontro, risultato sul 4-1 per Milano. Adesso abbiamo all'ingaggio numero 15 del Milano, Zagni. Vediamo adesso Capitan Faravelli per Monleale che ripiega sul giovane Arbasino, numero 67 del Monleale che tiene disco e si rifugia dietro la gabbia di Grando con il suo aiuto Remotti.
Vediamo Arbasino che riparte, riesce a sfilare via in balaustra, disco che si impenna, vola Ferrari in balaustra, vediamo un po' di confusione dietro la gabbia di Pignatti, ma è il Milano a ripartire, bella parata di Grando e su tiro insidioso di Zani e si riparte con un nuovo ingaggio. Vediamo arbitro che richiama dentro il cambio perché aveva già abbassato il braccio. Vediamo adesso che è di nuovo il Milano col numero 86 Belcastro a fare da regista. Belcastro che tenta l'uscita, lascia però a Edere, tiro intercettato da Pagani, numero 66 del Monleale, che però tira alto e il disco sfila sopra la gabbia di Pignatti. 15 minuti e 29 al termine dell'incontro del secondo periodo. Vediamo nell'ingaggio, nella tre quarti di campo del Milano. All'ingaggio 66 Rigoni per il Milano, Aluto Filippo per il Monleale. Riesce il Monleale a prendere disco, ma il Milano poi riparte con Belcastro, capitan banchero. Non riesce però l'assist tra i due giocatori. Monleale che cerca di andare a fermare l'azione di attacco, ci riesce con Crisi e con Oddone Marco. Vediamo Ederle che con tiro nascosto, bel tiro, centra l'angolo destro della gabbia di Grando e segna la quinta rete per il Milano. Milano 5, Monleale 1. Si riparte dopo la quinta rete del Milano, adesso abbiamo il Monleale che cerca con Pagani di portarsi in avanti, il giovane numero 65 del Monleale, Pagani Lorenzo, e Arbasino Marco, numero 67, che però nulla possono contro lo slalom del numero 59 del Milano, Lester Alessio. Tiro da ravvicinato, ma Grando e il numero 12 Gambin riescono a parare l'avanzata del Milano. Adesso è Monleale che riparte al centro, il giovane Lusignani che cerca tiro al volo, cerca l'angolino della porta del Milano, ma non riesce. Adesso è Monleale, è Milano a riportarsi in attacco con Lettera. Vediamo che Pagani cerca di andare a insidiare il numero 85 del Milano, Ferrari Emanuele, in parte ci riesce, discata che per fortuna c'entra il casco del numero 12 del Monleale, il giovane Gambin, che resta un po' stordito, per fortuna è stato centrato il casco, pieno casco. Ingaggio a favore del Monleale in prima battuta, però adesso è il Milano con Rigoni che ha ricevuto l'assist di Zani. Adesso è Battistella andare a recuperare in balaustra, viene fermato il numero 22 del Monleale, Remotti, però il Milano a gestire il disco in questa fase. Vediamo che riesce Arbasino, numero 67, a recuperare disco, Paravelli, numero 25, Riccardo Oddone che perde disco.
Vediamo Riccardo Ordone che intercetta la stessa metà campo. Paravelli che va al tiro al volo, bel tiro, non riesce però. Palo del numero 95 del Milano. Ronco Luca su assist di Rigoni. Adesso è Battistella numero 34 del Milano, Remotti numero 22 del Monreale che riesce a recuperare disco, dietro per Arbasino, tiro al volo ma non c'entra lo specchio della porta, è Rigoni numero 66 del Milano a ripartire. Mancano 11 minuti al termine dell'incontro. Vediamo azioni veloci dietro la porta del Monreale, però Milano che non riesce a realizzare. Si riparte adesso con il Milano, col numero 25, Bellini, che però viene affrontato dai giocatori del Monreale, che pressano. Milano che viene, chiuso nella propria metà campo. Monreale che si è chiuso un po' a riccio in questa fase, lascia l'iniziativa al Milano. Vediamo Monreale che con Crisci cerca di rubare disco, ma Bellini si riporta in avanti, viene fermato a metà campo, capitan banchero da Crisci, però poi recupera disco, nuovo palo del Milano, vediamo che Crisci riesce a fare un bell'assist per il numero 28 del Monreale, che però assist che viene intercettato dall'88 da capitan banchero. Adesso ancora Luto Filippo che cerca di portarsi in avanti, e Rigoni che d'esperienza riesce a intercettare l'assist. 10 minuti dal termine dell'incontro, 5-1, una bella partita molto veloce. Monreale che con i giovani cerca, tira fuori i denti e cerca di difendere il risultato, un risultato onorevole per Monreale. Vediamo adesso Donne Marco che si porta in avanti in balaustra, riesce a saltare due giocatori. Ah, bell'assist con tiro al volo, bel tiro al volo del numero 65 Pagani Lorenzo, però il gol lì del Milano, Pignatti Riccardo si fa trovare pronto sul primo palo e para. Ingaggio nel tre quarti di campo del Milano. Vediamo adesso Monreale che riparte da Faravelli che aggira la porta di Grando, poi serve il giovane Gambin, Lusignani. Vediamo adesso Faravelli e Pagani Lorenzo che vanno a lottare in balaustra, però poi va via col disco il numero 34 Battistella del Milano, che però è un tiro impreciso. Adesso è di nuovo Lusignani a gestire il disco che lascia indietro per Gambin. Vediamo adesso due giovani del Monreale che vengono fermati però a metà campo dall'esperienza degli attaccanti del Milano. Vediamo che intercetta il giovane Gambin, gira dietro porta, incrocia con Lusignani e si riparte con un'azione d'attacco del Monreale. Vediamo Monreale che riparte con Pagani da metà campo, cerca l'assist con Faravelli che però non riesce ad agganciare. Adesso c'è il contropiede
del Milano, bordata di Zagni che però sfila fuori dallo specchio della porta del gol leader del Monreale, Grando. Vediamo adesso il Milano che si inizia di nuovo a pressare. C'è il numero 25 Bellini che cerca un tiro al volo da dietro porta ma non gli riesce la prodezza. Adesso Pagani che cerca di andare a pressare, l'azione di attacco del Milano. Milano che recupera con il numero 95 Ronco e lascia nuovamente a Bellini. Vediamo tiro piazzato di Ederle, numero 24 del Milano, però Grando si fa trovare pronto e para. Si riparte con un ingaggio dal tre quarti di campo del Monreale. Vediamo che Rigoni, che come al solito viene incaricato degli ingaggi e quasi sempre li vince, non so se ha mai contato gli ingaggi che ha fatto, ma ormai ha un'esperienza tale. Si riparte, Milano si riporta in attacco, Odone Marchio e Arbasino Stefano che riescono a tenere disco. Vediamo che però il capitano Banchero che si riporta in avanti, cerca adesso di nuovo Odone Marco a portarsi in avanti, viene affrontato da Belcastro, si lotta in balaustra, Remotti, vediamo che Faravelli a metà campo, Arbasino, tiro, il bel tiro al volo insidioso, però Pignatti da distante vede il tiro insidioso di Arbasino e para con i gambali. Monreale che sta aumentando la pressione, 6 minuti e 26, vediamo Remotti che riesce a resistere all'attacco di due atleti del Milano, e Monreale adesso con Rolandi, numero 21, a portarsi in avanti. Vediamo Lusignani che però non riesce a agganciare, viene anticipato da Ederle che riparte da dietro porta. Vediamo adesso ancora Lusignani che cerca di andare a disturbare il tiro di Ederle e Grando che riesce a pagare. 5-1, 5 minuti e 49 al termine dell'incontro. Vediamo adesso l'ingaggio per il Milano Lettera e per il Monreale Pagani Lorenzo. Vediamo che dietro Bellini riesce a raccogliere disco, serve un bel assist per Ferrari che però viene disturbato dal bastone di un difensore del Milano. Vediamo che adesso il Milano si porta in avanti a 3. Vediamo che il giovane Pagani Lorenzo riesce ad andare al tiro, bordata che c'entra Pignatti. Adesso è il Milano a riportarsi in avanti, tiro angolato del numero 59 Lettera, però Grando si fa trovare pronto. Adesso c'è ancora lotta tra Lusignani e Bellini, vediamo Grando che riesce a parare. Ragazzi che non avevamo visto dove era il disco, vediamo il numero 12 Gambin che lotta con il numero 59 del Milano, riesce a dribblarlo. Lusignani da metà campo, non trattiene Pignatti ma non c'era un altro attaccante del Monreale per andare a rete. Milano che sembra ma sta sudando, Monreale che riesce a tenere quei giovani che pattinano molto veloci. Vediamo che si riporta in avanti, vediamo Lusignani che riesce a intercettare in parte il tiro del Milano, riescono a sporcare le azioni. Adesso è Rigoni a ripartire dalla propria metà campo a mettere un po' di ordine nell'azione. Vediamo capitano Faravelli che riesce a fermare l'avanzata del Milano. Cambio nelle linee del Monreale.
adesso Donne Marco a ripartire dal dietro porta del proprio Gualì, viene affrontato metà campo, ripiega su Crisci, numero 5 del Monleale. Vediamo adesso che riparo Donne Marco metà campo, vediamo il numero 34 del Monleale, del Milano, Battistella, che va al tiro ma non riesce ad agganciare. Vediamo Zani che va al tiro, Grando però che blocca a terra, e quindi si riparte con un ingaggio. Bella partita, molto veloce, dove hanno spazio tutti i giovani. Risultato sul 5-1, 3 minuti e 30 al termine dell'incontro. Vediamo adesso che Milano riparte con Belcastro e con Capitan Banchero. Tiro che sfida fuori dallo specchio della porta di Grando. Gualì in questo momento tra i pali del Monleale. Rigoni che cerca l'assist, ma l'assist viene deviato dal pattino del numero 28, a Lutto Filippo. Vediamo che cerca una prodezza Belcastro, ma il Monleale con Arbasino Marco, numero 67, riesce ad andare all'assist. 2 minuti e 49 al termine dell'incontro, Milano 5, Monleale 1. Ricordiamo una rete annullata per Monleale, avrebbe potuto essere un 5-2. Si riparte sempre da centrocampo, all'ingaggio il numero 88, Banchero, il capitano del Milano. Adesso a Ederle, numero 24, a gestire l'azione di attacco. Vediamo passaggio non molto preciso per Bellini. Vediamo Pagani che va a sporcare il tiro di Belcastro. Pagani, Mattia. Vediamo adesso il Lusignani che va ad attaccare, a difendere contro l'attacco del giocatore del Milano. Vediamo che la difesa del Monleale col numero 3 Cantarutti, Grando che para. Vediamo adesso Gambino a metà campo, assist per Lusignani, bel tiro di Lusignani che però viene pressato da un difensore del Milano e non riesce ad andare a rete. Lotta in balaustra tra i giocatori, vediamo che ne esce Lusignani con il disco, vediamo Cantarutti che ripiega dietro porta, vediamo adesso che è Pagani del Monleale a servire Lusignani dall'altra parte, cerca di saltare Ederle, in parte ci riesce. 1 minuto e 27 al termine dell'incontro, risultato invariato sul 5-1. Paravelli che para un tiro di Belcastro e poi di fisico riesce a tenere il disco. Il giovane Lusignani che se ne va via a metà campo, inseguito da Capitan Banchero. Pagani, numero 66, bordata che viene trattenuta dal portiere del Milano, Pignatti, numero 31. Bella partita, direi ottimo risultato per Monleale. 5-1 che poteva magari essere un 5-2. Si riparte adesso con un ingaggio, 58 secondi al termine dell'incontro e della partita. Vediamo Rigoni, numero 66, a far da regista. Vediamo che riesce Faravelli a tenere disco. Grando che riesce a bloccare a terra. Vediamo Ederle del Milano che vuole andare al tiro. E Grando che blocca a terra. Si riparte adesso con un ingaggio a 42 secondi dal termine. Vediamo a centrocampo il Milano che cerca un assist che viene però bloccato da Faravelli in balaustra.
Vediamo adesso a centrocampo Ederle che cerca, che chiede l'assist. Vediamo ancora Battistella che viene fermato da Lutto, Crisci a centrocampo, 11 secondi. Vediamo se ci sta l'ultimo attacco per Monreale o per Milano. Tiro al volo del numero 59, manca proprio 2 secondi al termine, si riparte con un ingaggio. Risultato sul 5-1, che potrebbe essere un 5-2. Io direi ottimo risultato per Monreale, che sta crescendo contro la corazzata del Milano, anche se non al completo naturalmente. Rigoni che va a reclamare l'ennesima posizione di ingaggio. Rigoni e Faravelli. E termina con disco e carambola fuori. Risultato 5-1. Gran bella partita. E sabato in quel di Ferrara il Monreale andrà ad incontrare il Ferrara. Grazie a tutti e dalla prossima qui dal canale della FISR. Vediamo il saluto delle squadre. Grazie a tutti, alla prossima. Pino, avevamo registrato? Sì. Bobo, spegni pure allora. Su quale scheda avevamo registrato? Quella sopra o quella sotto? Quella sopra è gialla, no? Quella sopra. Quella che lampeggiava, qual era? Sopra. Allora dammi quella sotto che dovrebbe essere vuota. Apri, no, devi fare così, guarda. Aspetta. Oh, sì, beh. Così. Quella sopra. No, no, ma a me serve per mettere.